Nel ventre di Napoli, un ideale viaggiatore si può fermare di fronte al Duomo per visitare il complesso monumentale di Girolamini. Nel 1586 i collaboratori più fidati di San Filippo Neri, compatrono di Napoli, diedero vita al complesso sul modello di quello romano, di San Girolamo della Carità. La sorpresa inizia dai chiostri seicenteschi, quello piccolo con il pavimento maiolicato e quello più ampio, detto degli aranci, e prosegue all'interno dell'archivio musicale che custodisce i spartiti dei maggiori musicisti. Ragazzi, andiamo nella sala dei libri proibiti. Attraverso uno scalone in piperno si giunge al piano nobile e alle tre biblioteche confinanti, contenenti oltre 200.000 volumi. La Benedetto Croce raccoglie la miscellanea della storia di Napoli, la sala del camino dove i padri tanto tempo fa si riscaldavano al fuoco dei braceri, e poi c'è la Giambattista Vico, che custodisce tutte le prime edizioni del grande filosofo e giurista. Si narra che nel 1700 i Girolamini ospitarono il nobile Don Carlo Vulcano, vittima, appena varcata la soglia del portone di Via Duomo, di sfortunati venti. Sassi che cadevano dai soffitti, prati che si ritrovavano cuciti l'uno con l'altro e fastidiosi rumori notturni che lo costrinsero ad abbandonare quel luogo. Chi vengono? Io ci sto, lui. Va bene tutti alle 10 e mezzo. Oh, e sei zingli, che gol da fare? Perché? Anche tu ci stiva. Esci dopo, dottor. Ragazzi, l'ho trovato! Ma dove? Don Carlo Vulcano, cavaliere di Sorrento, spinto dal volere paterno per apprendere l'arte della meditazione, entrò nel convento dei Girolamini nel 1696 con l'intento di vivere e approfondire i suoi studi. Una sera fu svegliato di soprassalto, nel cuore della notte, da un terribile fracasso. Apparvero nella sua cella una serie di ombre che lo spaventarono a morte. Ragazzi, andiamo a fare la ricerca a scuola. Andiamo. Carlo divenne prete. Da quel giorno in cui prese i voti, si udì distintivamente un grido agghiacciante. Il diavolo abbandonò il convento e rinunciò per sempre alla sua anima e al tentativo di corromperlo.
Ragazzi, comunque è meglio se ritorniamo in biblioteca. Brava, così rimettiamo a posto la pagina del libro. Ragazzi, andate a casa. Del libro, il retro del libro, non esitate! Ragazzi, la risposta è Partenope!